No, innanzitutto io sono felicissimo di stare qua, e infatti ringrazio la società, il presidente, il direttore, il mister che mi hanno voluto fortemente, e sono non contento ma contentissimo, perché già dovevo arrivare prima, e quindi però meglio tardi che mai. Guarda, su quanto riguarda l'infortunio, è vero, io ho passato 2 mesi, sono stato male, però sono ripreso, è normale, adesso ho bisogno un po' di tempo per rimettermi a posto. Solo della forma migliore. Sì, però il problema l'ho risolto, e ci ritengo a ribadire questa cosa, il Presidente non ha voluto accettare questa cosa, ma è una cosa che farò io personalmente. Io mi auguro che non succeda, sono convinto che non succeda, ma dal momento in cui mi fermo per lo stesso problema, cioè io non pretendo e non accetto, non voglio un centesimo dalla società, perché è giusto così, e questa cosa ci tenevo a dire. Ti do onore. Era sempre il sangue, quello. Ah, vabbè, quello lo ricordo io. No, a prescindere se gioco bene o male, il fatto di sputare sangue, questo purtroppo è la mia caratteristica. Dal punto di vista tattico, come puoi inserirti in questa squadra, in questo 4-3? Guarda, io ho fatto il 4-3 praticamente sempre. L'anno scorso a Battivaglia facevo il 4-3, l'ho fatto con la Sarnese. Quindi io sono una mezzala a tutti gli effetti. Quindi o mezza alla destra o mezza alla sinistra non è indifferente, però quella è la mia posizione tattica. Quindi pensi di poter andare a nozze con il modulo di Rigoli? Sì, guarda, io sono sempre andato a nozze con il 4-3, quindi so come lavora il mister, quindi penso di starci molto bene.